Ciao a tutti, in questo episodio vi parlerò di alcuni degli alloggi che potete trovare in Corea. Comincerò parlando degli hostel. Sono monolocali, open space e generalmente su un piano solo, a volte con l'aggiunta di un sobbalco dove non si può stare in piedi, quindi è una zona adibita solamente a zona letto. Per affittare un hostel per viverci dovete dare un deposito considerevole, quindi migliaia di euro. Più alto è il deposito, meno dovete pagare di affitto mensile. Generalmente con un deposito base dovrete pagare fra i 400 e i 500 euro al mese di affitto. Io avevo preso un affitto in hostel prima come casa vacanze, poi per la mia vacanza studio. Come tutte le case vacanza in tutti i paesi del mondo, ovviamente l'affitto è alto. Però era fornita di tutto. L'unica cosa che mancava ovviamente era il forno e la vasca, che comunque sono rari da trovare in Corea. Tutti gli hostel hanno una vetrata a parete, quindi sono molto luminosi. E lo stile è moderno, proprio come piace a me, per questo li adoro gli hostel. Altro tipo di alloggio sono i tetti delle case, quelli che in alcuni palazzi in Italia sono semplicemente casotti per uscire sul tetto, lì invece in Corea sono abitabili. Oddio, diciamo abitabili, comunque d'estate fa veramente caldo ed inverno si gela. C'è da dire solo che d'estate hai un gran bel terrazzo e ti ci puoi fare barbecue. C'è chi deve ripiegare sui famigerati Goshiwon. Il Goshiwon non è altro che un piano di un palazzo con un corridoio in mezzo, ai cui lati vi sono delle stanzette. Se sei fortunato puoi avere la stanzetta col bagno incorporato, rigorosamente con le pareti di vetro. Perché diciamocelo chiaramente, il bagno non è altro che un box doccia con all'interno sia la doccetta che il water. Se non sei fortunato devi usare il bagno in comune. Anche la cucina in comune, c'è da dire che non ci vuole deposito e il riso e il ramen è gratis. Devo dire però che l'affitto non è basso come si può pensare, cioè poco meno di un hostel. Io ho provato a stare in un Goshiwon ma ho resistito solo 2 giorni. In un Goshiwon veramente puoi toccare con le braccia allargate entrambe le pareti. Quindi alla fine gira, non potevo permettermi un deposito alto assolutamente. E non essendo ricca, appunto, sono riuscita a trovare un goshitel. Un goshitel è, al contrario del Goshiwon, un intero palazzo, quindi su più piani. Normalmente il corridoio di accesso è più largo e le stanze sono un pochino più grandi. Hai il bagno come stanza vera e propria all'entrata. Dopodiché hai la cucina e poi il tuo armadio, la tua scrivania e lo spazio per dormire. Purtroppo io sono andata a finire in uno che aveva la lavatrice in comune, quindi su ogni piano c'era una lavatrice. Non vi dico veramente la lotta per fare il bucato. Quello dove sono andata io in particolare non aveva neanche il forno a microonde, aveva solo un mini bar, ecco, un frighetto, neanche congelatore. Insomma, non è stato facile viverci, ma sicuramente meglio di un Goshiwon. Ovviamente esistono anche i veri e propri appartamenti che sono ovviamente condivisi. Ed esistono anche le ville, quindi case intere poi condivise anche quelle fra varie persone.
Beh, ovviamente chi è ricco se le compra e ci vive da solo con la famiglia. E siamo già alla fine di questo episodio flash. Mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao!